Salve a tutti, dall'avvocato Maria Sabina Lembo del Foro di Potenza, direttore e responsabile giuridico del portale www.giuristediritto.it, nonché della piattaforma e-learning, appositamente studiata per gli studenti universitari e per i praticanti avvocati. La causa di giustificazione di cui mi voglio occupare nella lezione di oggi è quella relativa all'uso legittimo delle armi. Bene, e quindi essa è disciplinata dall'articolo 53 del Codice Penale. Vediamo insieme il primo comma, il quale recita che, ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio, fa uso, ovvero ordina di fare uso, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Quindi notate bene che in questo primo comma trovate subito nel primo inciso una clausola di riserva, quel ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti. Quali sarebbero gli articoli precedenti? L'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere e la legittima difesa. Quindi questa clausola di riserva rivela il carattere sussidiario di questa causa di giustificazione. Pertanto essa si applicherà soltanto se mancano i presupposti della legittima difesa o dell'adempimento di un dovere. Per quanto riguarda i soggetti la cui condotta può dirsi giustificata ex articolo 53 del Codice Penale, essi sono individuati nei pubblici ufficiali e in sostanza il novero dei possibili beneficiari della scriminante viene in sede interpretativa ristretto ai soli pubblici ufficiali che appartengono alla cosiddetta forza pubblica, perché sono dotati istituzionalmente di armi, ovvero di altri mezzi di coazione fisica. Quindi quali sono? Sono gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, ovvero di polizia giudiziaria, in servizio di pubblica sicurezza. Perché sia applicabile la causa di giustificazione, di cui è l'articolo 53, occorre che il pubblico ufficiale agisca al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio. Quindi l'obiettivo di mira deve essere un obiettivo, uno scopo lecito, per cui l'uso delle armi deve risultare strumentale al corretto adempimento del dovere che fa capo al pubblico ufficiale. Per cui non è giustificato ex articolo 53 il fatto che è posto in essere per raggiungere scopi che sono estranei rispetto all'adempimento di un dovere di ufficio. Ad esempio, se l'ufficiale si vendica nei confronti di una persona verso cui nutre rancore, egli raggiungerà degli scopi personali. Quali sono i presupposti oggettivi di questa causa di giustificazione? Beh, il contesto necessitato entro il quale si deve iscrivere il fatto del pubblico ufficiale può, diciamo, assumere diverse fisionomie e quindi, ad esempio, la necessità di respingere una violenza all'autorità, la necessità di vincere una resistenza all'autorità oppure la necessità di impedire appunto la consumazione di tutti quei delitti che vi ho citato poc'anzi. Per quanto riguarda la violenza, si discute se essa comprenda anche la violenza come coercizione psichica, ossia la minaccia, e la risposta è naturalmente affermativa. Per quanto riguarda invece la resistenza, si distingue tra resistenza attiva e resistenza passiva, in cui rientra anche la fuga. In caso di resistenza meramente passiva, oggi diciamo, è diffusa l'opinione secondo la quale sarebbe comunque legittimo l'uso delle armi.
Occorre però un rapporto di proporzione tra i mezzi di coazione e la forma di resistenza, perché ovviamente occorre un bilanciamento tra i beni giuridici in conflitto. In presenza quindi di una violenza o di una resistenza all'autorità, che sono naturalmente attuali perché altrimenti verrebbe meno la necessità dell'uso della violenza, il pubblico ufficiale può fare ricorso alle armi però soltanto come extrema ratio, cioè solo quando l'utilizzazione del mezzo di coazione fisica sia necessario per respingere la violenza o vincere la resistenza, che quindi si frappongono al corretto adempimento del dovere di ufficio. Abbiamo anche detto che il requisito che deve ricorrere è quello della inevitabilità altrimenti dell'ostacolo, cioè l'insuperabilità con strumenti meno forti rispetto all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Pubblico ufficiale quindi non ha altra scelta e si trova nella necessità di fare uso, di ordinare di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica perché non è possibile ricorrere a mezzi più blandi come ad esempio la persuasione verbale. E poi l'estrema ratio va rapportata al tipo di mezzo di coazione fisica da utilizzare. E quindi tra i mezzi utilizzabili e idonei allo scopo, il pubblico ufficiale deve optare per quello meno offensivo. Per quanto riguarda la proporzione tra l'interesse offeso e quello tutelato, occorre dire che sussisterà questa proporzione. E quindi il fatto sarà giustificato ai sensi dell'articolo 53 del codice penale quando l'uso delle armi non leda un interesse di rango superiore rispetto al diverso interesse tutelato attraverso l'adempimento del dovere del pubblico ufficiale.